Buongiorno, ciao a tutti. Oggi, come potete vedere, ci troviamo nella nostra chiesa, la nostra bella chiesa. E non a caso abbiamo voluto registrare questo buongiorno mattutino in chiesa, perché proprio stamattina inizieranno i lavori di pulizia generale, di sanificazione, come richiesto per tutte le chiese. Sarà la ditta impresa di pulizia Atena che provvederà a questo, come già hanno fatto per l'oratorio, e vi assicuro che uno, lavorano molto bene, due, ci sono anche venuti incontro, ecco, anche a livello di spesa. Volevo dire un'altra cosa: oggi è anche un giorno particolare, perché nell'aria, oltre che fuori, con una bella giornata che si presenta, nell'aria, dicevo, si avverte proprio che sta accadendo qualcosa di bello, c'è un po' la ripartenza. Una fra tutte, almeno a me personalmente ha colpito, è quella dell'autocertificazione. Cioè, pensate solo a uscire senza il bisogno di dire di autocertificarsi, perché nel caso ti avessero fermato dovevi anche giustificare la tua uscita. Invece si può liberamente uscire anche se nei confini della regione, però è già vero molto. Questo veramente ha il sapore di una bella conquista che ci siamo anche meritati, perché ci sono stati anche tanti sacrifici con il lockdown, appunto. E allora questo qui fa ben sperare, però ecco, fraternamente, anche se lo sapete meglio di me, cerchiamo sempre di rispettare queste minime prescrizioni che ci sono richieste, la mascherina, e comunque tutelare anche la salute degli altri. Anche in chiesa, quando riapriremo sabato con la Santa Messa, ci stiamo attenendo a tutte quelle che sono le indicazioni che il protocollo firmato dalla CEI e dal governo italiano hanno appunto previsto. È un po' impegnativo, ma sono certo e sicuro che ci abitueremo anche a questo. Non è un ritorno alla normalità, è l'inizio di una nuova normalità, come tanti appunto dicono, e a cui dovremmo un po' abituarci, chissà per quanto tempo, chi lo sa, magari per poco tempo. Comunque intanto ecco, auguro a tutti, soprattutto a quelli che hanno un lavoro a livello commerciale, commercianti che devono attenersi soprattutto a tante restrizioni, non è facile, auguro veramente di cuore di poter riprendere, di poter lavorare serenamente e anche di risollevarsi anche a livello economico, perché non è indifferente la botta, lo sappiamo, che hanno dovuto subire, e con loro tutti gli altri ovviamente. Cosa dirvi? Allora, dalla nostra chiesa parrocchiale, la nostra bella chiesa, con l'immagine anche dei santi patroni, Nazario e Celso, vi auguro una buona giornata e davvero una buona ripresa, un buon inizio di questa seconda parte della fase 2. Ciao a tutti!